Ieri sera alla Pianella di Cucciago una vera e propria rissa si è verificata al termine del derby di pallacanestro fra Polti Cantù e Stefano il Milano, derby vinto da quest'ultima formazione 73 a 66. Una rissa che ha coinvolto lo stesso presidente cantorino Franco Polti, aggredito da due tifosi dopo essere stato duramente contestato da una larga fetta di pubblico per l'intero corso della partita. La scintilla comunque era scoppiata per alcune dichiarazioni di Polti pubblicate ieri dalla Gazzetta dello Sport, in cui il re del vapore aveva criticato l'ingrata Cantù. Il presidente al termine ha dovuto lasciare l'impianto di Cucciago scortato dai carabinieri. Ma ritorniamo allo sport per vedere il servizio sull'incontro curato da Giorgio Bardaglio. Avremmo voluto parlarvi questa sera della Polti che ha perso contro la Stefanella, della Polti che giocando a pallacanestro dilapida ogni volta il vantaggio che ha accumulato durante la gara perché non ha una personalità di spicco forte, un giocatore che sappia tenere le redini in finale. Avremmo voluto parlarvi anche degli Eagles, degli insulti a Polti, vicendevoli a volte, che hanno caratterizzato l'inizio della partita. Avremmo voluto parlare di tutto questo, ma non possiamo perché il motivo, lo vedete alle nostre spalle, sono questi agenti e il motivo sono le scene di violenza a cui abbiamo assistito al termine dell'incontro. E quando lo sport lascia il campo alla violenza, permettetecelo, l'unica risposta degna è il silenzio. Ti dico, in campo non bisogna ascoltare né il pubblico né il pubblico, bisogna ascoltarlo quando ti gasa, quando urla per te, per fare qualcosa. Quando fanno queste schermaglie tra di loro, tra il presidente, tra tifosi e avversari, non bisogna ascoltarlo. Se si ascolta, dopo è finita. Non penso che stasera nessuno è stato condizionato da questi aspetti secondari del tifo, insomma. Parliamo prima del lato sportivo, che brucia particolarmente se si è sempre andati in vantaggio fino alla fine. Purtroppo manca sempre un uomo forte che gestisca gli ultimi palloni. Come mai? Non è che manchi l'uomo forte. Non so se avete visto chi c'hanno sotto canestro loro. C'hanno due che sono veramente bravi. Oltre a segnare in attacco, in difesa, lì alla fine era pressoché impossibile entrare dentro l'area. Abbiamo solo provato tiri da fuori perché da sotto era difficilissimo. Franco Polti rischia l'aggressione da parte dei tifosi di casa al termine della partita con la Stefanel. Solo l'intervento dei carabinieri evita il peggio. Cantù è in civile e ingrata, il commento del presidente contestato già durante il match. Ancora una volta lo sport sfocia in episodi di cronaca e stavolta teatro dell'esplosione e dell'inciviltà non sono i campi di calcio ma il parquet del Pianella. Ieri sera la contestazione dei supporter della Polti è sfociata in rissa. Il patron della pallacanestro Cantù, Franco Polti, ha rischiato l'aggressione da parte di alcuni tifosi di casa. Al termine dell'incontro con la Stefanel, perso dai Brianzoli per 73 a 66, due ultracanturini, vediamo ora le immagini, hanno tentato di avventarsi sul presidente. Solo l'intervento dei carabinieri ha consentito a Polti di accedere incolume agli spogliatoi. Già durante la partita la tensione era salita alle stelle con cori e contestazioni pesanti all'indirizzo del patron. Amaro lo sfogo di Polti. Cantù è un paese incivile, ha detto dentro gli spogliatoi. In 2 anni ho dato l'anima e questo è il ringraziamento. Un momento davvero difficile per la squadra brianzola, sia per quanto riguarda la posizione in classifica, sia per le prospettive societarie, dopo l'annuncio di Polti nei mesi scorsi di lasciare il basket a fine campionato. E molta amarezza per quanto è accaduto, espressa da Gianni Corsolini, general manager della Polti, che ha commentato i gravi tafferugli di fine partita. Nonostante il momento di crisi, Corsolini spera in una reazione della squadra in vista della trasferta di Belgrado per gli ottavi di finale di Eurocup. Lo ha intervistato per noi Massimo Canali. Sono un po' frastornato da quanto è successo alla fine e devo dire che secondo me non l'ho visto direttamente. Sono rimasto molto molto male, non sono abituato, forse la mia vecchiaia, ma non sono abituato ad episodi chiaramente di così grossa inciviltà. Già all'inizio era stata una contestazione bella, chiara, invasione con questa carta, la partita fermata, sicuramente multe alla fine, però direi che non è che si vedano solo qui queste cose. Parlo di partita firmata per lancio di carta in campo e così via.
Ma la contestazione all'inizio mi è sembrata proprio esagerata. Siccome poi non ho visto quella della fine, che mi hanno detto che era addirittura più marcata, allora resto male perché non si sa cosa dire, insomma. Veniamo a quello che potrà essere a quello che sarà il prossimo impegno della Polti, cioè la trasferta a Belgrado per gli ottavi di finale di Eurocup, una manifestazione che vede ancora la formazione canturina in lizza e con la possibilità di fare parecchia strada. Ma io devo dire che mi auguro che la squadra abbia una reazione a tutte queste cose, non solo tecniche, non solo fisiche, ma addirittura così di clima extrasportivo. Non sarà facile, perché la squadra negli spogliatoi l'ho vista molto molto stanca, proprio stanca fisicamente, provata diciamo nei muscoli ma anche nella testa, no? Soprattutto per la grande volontà di riuscire a portare a casa il risultato con la Stefanel, che poi non è riuscito, e naturalmente per gli episodi iniziali e poi finali che noi tutti della squadra non abbiamo visto ma sono stati riportati. Adesso vediamo a Belgrado come potrà essere la faccenda. Pilutti prima della partita si è fatto curare, per così dire, da Lanzi, Rossini ha fatto una flebo, mi ha detto alla fine che non si trovava molto bene, e gli altri mi sono sembrati affaticati. Vedremo a Belgrado come potrà essere, anche perché a Belgrado non ci sarà la contestazione al presidente locale, ma ci saranno migliaia di persone che entrano tutte gratis e che vengono là per fare una partita non tecnica, ma una partita, direi, di rappresentanza, perché lì è veramente lo sport di Stato che deve andare avanti.